Ciao bambini, ciao bambine! Oggi voglio raccontarvi una bellissima storia, la storia del signor Tempo. Venite insieme a me. C'era una volta, in un paese molto lontano, un piccolo regno. In questo regno abitava un vecchio signore. Un giorno, una fatina passò di lì. Era molto stanca perché aveva viaggiato in tutto il mondo. Aveva bisogno di trovare qualcuno che si occupasse di organizzare le ore, i giorni, le settimane, i mesi e gli anni. La fatina era disperata perché la persona che avrebbe dovuto occuparsi di questa organizzazione doveva possedere delle qualità. Doveva essere paziente, buona e generosa. Arrivata, si sedette su una panchina sotto un albero e si mise a piangere disperata, perché in questo paese non c'era nessuno. Attirato dai singhiozzi, l'unico abitante, il vecchio signore, si avvicinò e disse: «Gentile signorina, perché sto piangendo? Cosa le è successo?» La fatina raccontò tutto al vecchio signore e, dopo aver asciugato le lacrime, disse: «Ho bisogno di una persona di cui possa fidarmi». Allora il vecchio signore le rispose: «Signorina, stia tranquilla, vedrà che riuscirà a trovare la persona giusta. Basta avere pazienza. Io vivo qui e cerco di organizzare le mie giornate. Conto i minuti, le ore, le settimane, gli anni e non mi sento mai solo. Mi organizzo quando arrivano le stagioni. Quando arriva l'autunno, raccolgo i funghi e le castagne. Quando arriva l'inverno, accendo il camino per riscaldarmi, perché fa tanto freddo. E aiuto gli animali del bosco che non riescono a trovare cibo, dando loro un po' del mio pane. Poi, quando arriva la primavera, sono felice, perché questi animali del bosco si svegliano dal letargo e tornano a trovarmi. In estate, poi, è una gran festa. Andiamo sempre tutti insieme al mare». La fatina si alzò dalla panchina, sgranò gli occhi e disse: «Ti ho trovato, ti ho trovato! Sarai tu ad organizzare il tempo. Chi meglio di te potrebbe farlo? Sei buono, paziente e generoso». Il vecchio signore allora rispose: «Signorina, ma cosa dice? Io sono anziano e non ho più le forze, non potrei mai aiutarla». La fatina allora prese la bacchetta magica, recitò una formula e all'improvviso comparvero tre personaggi misteriosi. Erano prima, adesso e dopo. Si rivolse al vecchio signore e gli disse: «Da oggi ti chiamerai Signor Tempo e avrai a tua disposizione questi tre aiutanti». Detto questo, la fatina scomparve. E da quel giorno il Signor Tempo, grazie alla sua pazienza, alla sua bontà e alla sua generosità, con l'aiuto dei suoi tre amici, scandisce i secondi, i minuti, le ore, i giorni, le settimane, i mesi, gli anni, senza mai fermarsi e senza mai stancarsi. Vi è piaciuta questa storia? Spero proprio di sì. Adesso mando un caro saluto a tutti e a voi bambine e bambini tanti bacini dalla maestra Anna Grazia.